Si dice che nessuno possa tornare dagli abissi, che nessuno possa sconfiggere la morte. Ma oggi vi dimostrerò che non è così. Questo è il mazzo del capo. Questo è il mazzo della morte. Quanto schifo! Bene a tutti ragazzi, qui è la Fra che parla, oggi stiamo qui con un nuovo video, siamo qui con Clash Royale. Due giorni fa, immagino, non lo so, dipende quando caricherò questo video, ho fatto un altro video in cui vi spiegavo e che ha fatto notevole scalpore, vi invito a dargli un'occhiata, in cui dicevo perché secondo me Clash of Clans sta morendo. Molti di voi secondo me non hanno capito che su questo canale io non porterò solo Clash Royale e non porterò più Clash of Clans, anzi, continuerò a portare Clash of Clans, però comunque con l'aggiunta di questo nuovo gioco che in questo momento mi piace di più. Apro, chiudo parentesi prima di disperdermi perché ne ho già parlato abbastanza. Se volete vi guardate il video, altrimenti sti cazzi. Passiamo al video di oggi. Oggi siamo qui con un video un po' diverso dal solito che non ho mai fatto, ossia un video in cui facciamo un mazzo particolare. Ne girano tanti su YouTube, quindi sto cercando di dare anch'io uno spunto, diciamo. E sono partito con questo mazzo qua, che è il mazzo della morte. Il video di oggi è proprio un video in cui utilizzerò un mazzo della morte, tra virgolette, ossia utilizzerò soltanto truppe e pozioni legate alla morte. Purtroppo non ho la veleno, altrimenti sarebbe stato il top. Però diamo un'occhiata al mazzo che ho adesso, al deck, se vogliamo essere più anglofoni. Allora, il mazzo che ho adesso consiste in queste truppe qua, ha un 3.8 di media, quindi neanche troppo male. Abbiamo il razzo, che vedete che c'è sul teschio, quindi ho deciso di aggiungerlo perché stava meglio degli altri. La strega, vabbè, lo sappiamo tutti che spona morte da tutti i pori. La lapide, stessa roba, scheletrini del pisello, scheletrini a proposito. Poi abbiamo una furia che non c'entra molto, però il viola ricorda un po' dire il vero, regà, non avevo altre carte da metterci, ci ho messo lì la furia. Vedete qui le mie carte, sono generalmente queste, avrei potuto metterci anche qualcos'altro, però ci ho messo la furia giusto per realizzare un mazzo che poteva anche essere, diciamo, decente, tra virgolette. Sebbene la furia non è che sia poi quella gran carta, ora che ci penso. Però di difese avevamo già qui la torre qua, come si chiama? Torre bombardiera. Attenzione le traduzioni, torre bombardiera che lancia le bombe. Quindi ho detto usiamo la furia, magari ci torna utile. Lo spaccamuro qui, il bombarolo, scusate, spacchino bombarolo, che non porteremo su perché non lo uso tanto. Ed infine la l'orda di scheletri, la massa in forme lì di scheletri che colpisce qualsiasi cosa e devasta un po' tutto. Allora, innanzitutto apriamo questa chest e vediamo se c'è qualcosa di interessante, anche se ne dubito fortemente visto la mia solita fortuna. Difatti non c'era proprio una sega. E andiamo alla battaglia. Vorrei portarvi due match, dipende anche come vanno, in cui magari riusciamo anche a sbloccare il baule della corona, e tanto per fare un po' gli sboroni. Partiamo. Ha già trovato qualcuno, attenzione, Tambolikos. Buona fortuna, rischierò sicuramente tutto. Allora, appena arriviamo full, metto il ok, la capanna. Ok, allora il domatore, gli circondiamo gli scheletrini, che almeno non ha vita lunga. E direi di mettere la torre bombardiera. Allora, raga, devo essere sincero, non l'ho mai usata, di conseguenza non so giusto né dove vada, ma soprattutto, appunto, non so come funziona. Ecco, almeno quello sì, però non so giustissimamente, ecco, la sua efficienza. Difatti mi sta facendo il culetto. Mi sono accorto ora che l'unica truppa che fa del male a quelle aeree è la strega, che però è impegnata. Dunque siamo un po' nella cacchina sotto questo punto di vista, ma si può andare avanti lo stesso. Allora, adesso gli lancio un bel razzo su quella bomba, su quel bagascio lì che non è altro. Dai, lanciagli dai. Ok, vediamo se lo fa giù.
Ma madonna, non l'ha fatto neanche giù. Vabbè, vabbè. Allora, il domatore direi che è più pericoloso di tutto il resto. Quindi facciamolo giù alla svelta. I miei scheletrini si stanno facendo valere, ma fanno abbastanza schifo. Se gli mettessi una niente furia. Ho già capito che la furia di lì non ci va. E mi sto accorgendo che questo mazzo fa più cagare di quanto pensassi. Pensavo e speravo di portare qualche mazzo decente, tra virgolette. Ma alla fine mi sto accorgendo che non è per forza così. Dunque, diamo una furia qua, che almeno i miei scheletrini diventano più power. Più power. Ok, la strega, guardate come sparicchia forte. Ecco, come sparicchiava prima di morire malamente. È una partita durissima da vincere, soprattutto contro un mazzo come quello in cui... No, non ha neanche tantissime truppe aeree, comunque, ora che ci penso. Però, ok, 60 secondi. 60 secondi, direi che il razzo qua... Anche se il razzo davvero, raga, mi fa schifo. È una carta che mi fa schifo, perché costa l'ira del mannaggia a te. E tanti auguri a me, e andiamo da questa parte. Lui ormai ci ha fatto giù. Che culo che abbiamo usato il bombarolo. Il bombarolo ci dà una mano di qua. Il domatore ci dà un calcio in culo di lì. Ci fa davvero male. Sì, ecco, questo è il problema. Il grande problema è che la nostra strega non può tanto. Però due streghe, ragazzi. Due streghe, attenzione, eccezionale. Due streghe in campo. Mannaggia te. Via, scheletrini raffica, che almeno mi buttano giù il domatore, che non avevo neanche visto. Quindi doppio culo. Ok, furia per... Madonna. Ma vai giù. Via, 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 streghe, via, via, fatevi valere, via. Madonna santa, che bestie. Tre streghe in campo. Attenzione, senza neanche volerlo. Attenzione che... Oddio. Via qua, via il bombarolo. Vai streghe. Fatevi valere, streghe. Fatevi valere. La furia. Oddio. Non ci credo. Buttalo giù. Blocks. Buttato giù. Bella partita. Me lo dice il nulla, perché t'ho buttato giù. Ragazzi, che partita. Stavo dicendo, ragazzi, che non so perché appena ho vinto, si vede, ho fatto così tanto bordello che mi è passata la fotocamera dalla modalità video alla modalità panoramica. Voleva riprendere la folla che mi acclamava dietro. Naturalmente, tre streghe in campo, vi rendete conto? Che bestia sto mazzo. Cioè, non è vero, fa schifo. Però ho avuto il culo nel Sudden Match lì, vabbè, avete capito, nella parte finale, di riuscire a sganciare ben tre streghe. E qui non troviamo una sega. Direi che, raga, dato la fai è tutto. Non vi porto il secondo attacco, perché il video sta già durando tanto. Vi invito a lasciare un bel pollice su. Vi invito a lasciarmi un bel commento, scrivendomi nuove idee per nuovi mazzi, per qualsiasi cosa nuova possa venirvi nella testa. Sto cercando di portare anche Clash of Clans. Arriverà un video abbastanza utile nell'immediato, se riesco a registrarlo. Quindi supportatemi anche in questo periodo davvero difficile nel mio caso, perché mi sento davvero combattuto tra scegliere cosa fare, cosa portare, cosa non fare. Cosa, porco il canchero morto. Da te lo fai tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.